ero a Trieste, all'università, c'era appena stata la tempesta Vaia, quindi un disastro per il nord Italia, per la mia valle, per il nostro paese. E diciamo, c'è questo sciopero globale a marzo, cosa facciamo? Organizziamoci, facciamo qualcosa. Un pugno di ragazzi e ragazze, non sapevamo come si chiedono i permessi, non sapevamo come si scende in piazza, non sapevamo come si fa uno sciopero, non lo avevamo mai fatto a tutti gli effetti. Fridays for Future è stato un'occasione, è stata una grande occasione di incontro, di sentirsi arcipelago e non più isole in questo mare in tempesta, di incontrare altri ragazzi e altre ragazze, ma anche bambini, adulti, esperti, scienziati, professori, genitori. C'era di tutto, nel bene, veramente, in piazza. E questa prima esperienza ci ha dato l'occasione di avere voce, di sentirci parte del presente prima ancora che del futuro e di dare forza, perché per lottare ci vogliono tanta forza e tanto coraggio, soprattutto in questa complessità, e ne avevamo e continuiamo ad averne ancora un disperato bisogno. Quella che stiamo ascoltando è la voce di Sara Segantin, un'esplosione di energia ed entusiasmo di 26 anni. Autrice di diversi libri, sia romanzi che saggi, collaboratrice di trasmissioni divulgative in radio e TV, attivista per l'ambiente, molto presente sia sul territorio che sui social media. Fondatrice di Diritto a Resistere, un progetto che nasce da un lungo viaggio fatto a piedi dal Messico a Panama e che ci racconta di storie di resistenza, biodiversità, ambientalismo e femminismo tra le comunità native centroamericane. Quando Dianni ne aveva 20, Sara studiava all'Università di Trieste. È ottobre 2018 e verso la fine di quel mese le sue montagne sono sconvolte da un evento meteorologico estremo. Una tempesta di vento che abbatte tantissimi alberi. La tempesta Vaia. Sara viene da lì, dalle montagne, ed è sgomenta. Che si tratti di un evento che ha a che fare con la crisi climatica in atto, per lei, è una considerazione quasi scontata. In quelle settimane c'è anche un'altra storia che circola e che arriva da nord. È una storia raccontata da una fotografia diventata iconica. C'è una ragazzina con le trecce seduta da sola per terra di fronte al Parlamento svedese. A fianco a lei lo zaino di scuola e un grande cartello con scritto «Sciopero dalla scuola per il clima». Greta Thunberg ha iniziato a scioperare da sola ad agosto 2018. Ben presto però si uniscono altre persone, un insegnante, studenti, famiglie. Settimana dopo settimana, le fila delle ragazze e dei ragazzi che si siedono vicino a lei si ingrossano. Il movimento Fridays for Future comincia a spingere in modo sempre più deciso per cambiare le cose. A marzo 2019 sono milioni i ragazzi che scendono in piazza in tutto il mondo per il primo immenso sciopero contro la crisi climatica. Una mobilitazione che finalmente mette la questione sull'agenda pubblica, che rende evidente a tutti che non è più possibile ignorarla. Sara Segantin, in quell'autunno del 2018, aveva solo qualche anno più di Greta e da subito ha capito che lì c'era uno spazio per costruire qualcosa anche in Italia. Motivata dal suo amore per l'ambiente e anche un po' sull'onda emotiva scatenata dalla tempesta Vaia, scende in piazza e da allora non si è più fermata. Sono Elisabetta Tola, sono una giornalista scientifica e questo è She Green, un podcast di Cora Media in collaborazione con il Bolive, magazine digitale dell'Università di Padova, che racconta le storie, le battaglie, le idee delle donne italiane che negli ultimi decenni, fino ad oggi, hanno lottato e lottano in difesa dell'ambiente. Classe 1998, Sara Segantin in realtà afferma non lo è mai stata tanto. Nata a Cavalese, in Val di Fiemme, è sempre stata pienamente coinvolta in progetti naturalistici, sui boschi e nei distretti forestali. Ha fatto corsi di arte e di cultura. Si è dedicata al volontariato. Ma questo attivismo, questo fluire continuo di energia creativa e impegnata,
trova la sua matrice, come ci racconta lei stessa, proprio fin dall'inizio, nel suo legame profondo con l'ambiente, da quello vicino a quello anche molto lontano. Perché Sara Segantin viaggia moltissimo, da piccola con la famiglia, poi con la scuola. È stata alla Montana State University, sulle Montagne Rocciose. E in quello stesso anno, sempre il 2018, ha messo in piedi, assieme ad altri 4 amici, STEPS Giovani Alpinisti su Antichi Sentieri. Un progetto in collaborazione con il CAI, che li porta dalla Sierra Nevada alle Dolomiti Friulane, a scalare, camminare, trovare modi nuovi per raccontare e vivere le montagne. Il tutto diventa anche un docufilm che si può vedere in rete. Fridays for Future, dunque, non è l'inizio, è una tappa del suo percorso. Una tappa certo importante, perché permette di costruire una rete di persone molto diverse e di dare una forma e degli obiettivi comuni al loro bisogno di mettersi in gioco. Ma come abbiamo detto, la voglia di mettersi in gioco di Sara Segantin inizia ben prima, dal suo incontro con le montagne e con il mare, le sue montagne e il mare che frequenta, i luoghi che lei chiama i suoi parchi giochi. È da lì che Sara inizia a sentirsi parte integrante dell'ecosistema con cui entra in contatto. Senz'altro il Lago Rai, il mio parco giochi quando ero bambina, il mio compagno di viaggio durante tutti gli studi, è ancora oggi un luogo di pace e di tranquillità, una perla ancora selvaggia nelle nostre Alpi, iperfrequentate molto spesso, e che rispecchia ancora quello che per me è la montagna: grandi silenzi, grandi avventure, grandi amicizie e spazio, spazio per vivere. Poi un altro luogo del cuore, il mare, il Mediterraneo, quindi dalla Sardegna alla Sicilia, soprattutto ancora piccole oasi di pace, di ristoro, di tradizioni, di una realtà delle cose che ho respirato fin da piccola, fin dalla mia prima apnea, avevo 6 anni, ho fatto 10 metri, papà, ero tutta entusiasta, mi fa sì dai, forse un metro, mezzo metro, dai ci siamo, però una passione che fin da sempre ho avuto nel cuore, che vedo sempre più vuoto, questo mare, ne ricordo i colori, ne ricordo i rumori e vive sempre. Questo è gravissimo, secondo me anche a livello di immaginario ce ne dovremmo rendere conto. Io sopravviverò a dei ghiacciai. Chiedono a me, che sicuramente non sono pluricentenaria, come ho visto cambiare il mio mare, come ho visto cambiare le mie montagne. Questo è veramente impressionante se ci pensiamo bene. Così pochi anni, cambiamenti così drastici, così repentini, che ribaltano veramente il senso stesso delle cose, oltre che degli ecosistemi e del nostro stare al mondo. Nonostante questo amore forsennato per tutto ciò che è natura, Sara Segantin studia letteratura. Perché anche i libri hanno un ruolo nella sua storia. E che libri? Secondo me la letteratura, così come l'arte, hanno un ruolo essenziale nel disegnare i nostri presenti, nel fornire e regalare immaginari di mondi possibili e realizzabili, trasformare la retorica del sacrificio in quella dell'opportunità, dell'occasione, trasformare la retorica appunto della colpa in quella della responsabilità, da quella dell'uniformità a tutti i costi a quella di una cooperazione, salvaguardando anche gli aspetti di identità, di diversità. Le storie ci fanno entrare dalla porta sul retro, sfidano le ideologie, i preconcetti, aggirano gli ostacoli, scavalcano muri, sono invisibili ed essenziali. Io amavo la storia, amavo i libri, quindi da Olympe de Gouges, che ebbe il coraggio di scrivere la dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina e di salire al patibolo dicendo se le donne possono essere ghigliottinate hanno anche il diritto di governare i paesi interi. Poi, Rachel Carson. Rachel Carson, biologa statunitense, ha pubblicato Primavera silenziosa nel 1962. Il libro racconta il disastro, la scomparsa del canto degli uccelli e dei versi degli insetti, a seguito dell'uso indiscriminato del DDT e dei pesticidi nelle campagne americane. Considerato una sorta di manifesto, Primavera silenziosa, scritto in forma narrativa,
evocativa addirittura, è riuscito ad accendere la passione e l'interesse di milioni di persone e ancora oggi è considerato una lettura imprescindibile per chi si occupa di temi ambientali. Primavera silenziosa e la sua forza di dire c'è un mondo che sta venendo slittito dai pesticidi, dai veleni, dall'ignoranza e dalla connivenza di chi finge di non vedere, di chi finge di non sapere. Rachel Carson si fece dare della puttana, della strega e andò avanti a combattere per quello che è tutt'oggi uno dei pilastri non solo dell'ambientalismo ma anche della scienza, della lotta alla crisi climatica e per la giustizia sociale. Poi ne cito un'ultima, ma tante sono state le figure: Angelica Balabanov, non sarà mai con la guerra che faremo la pace, in un'Europa devastata da una delle più grandi catastrofi della storia, la Seconda Guerra Mondiale, in una posizione delicatissima, continuò sempre ad avere il coraggio di rivendicare i diritti degli ultimi, il privilegio della conoscenza e la necessità di usarla per tutelare quello che era la democrazia, sicuramente, e non la violenza. E credo che queste figure storiche, i loro racconti, le loro voci, che mai sono morte, anche se sono state spente per tanti anni, abbiano giocato anche un ruolo importante nella mia formazione, negli anni dell'adolescenza, dove cerchi il coraggio, dove cerchi riferimenti, dove cerchi chi c'è stato prima, e fanno un poco, sicuramente, da guida sempre nei momenti difficili. Ah, leggevo tantissimo, ho sempre avuto un amore enorme, immenso, per le storie. Fine ottobre 2018. Lo raccontavamo all'inizio, una tempesta straordinaria si abbatte sulle Alpi. Un vento fortissimo, con raffiche fino ai 200 km orari, investe ampie zone delle valli tra Veneto, Trentino, Lombardia, Alto Adige, Friuli. Il vento attraversa le valli come un ciclone impazzito, schiantando milioni di alberi. Alla fine, circa 15 milioni di alberi sono stati tirati giù. Le foto dall'alto mostrano intere valli coperte da alberi caduti. Sembrano tanti tavoli dove si è giocato a Shanghai. La scena è agghiacciante. Gli alberi, in larga parte abeti rossi, sono caduti uno sull'altro, modificando in modo permanente la geografia e il paesaggio di montagna. Non ci sono più i boschi, sono sparite intere foreste. Rimangono tonnellate di legname a terra. Un problema ulteriore perché rimuovere tutto quel materiale è praticamente impossibile. Ma come sappiamo, lasciarlo lì significa aumentare il rischio di infezioni, di malattie. Nei mesi successivi si faranno molte analisi. Si capirà che questi boschi avevano un elemento di grande debolezza, perché costituiti principalmente da una sola specie di alberi, gli abeti rossi, appunto. Piantati in molti casi dopo la Prima Guerra Mondiale per riparare i danni di quell'evento disastroso. Ma boschi con poca diversità sono boschi più fragili. E certo, Vaia ci è andata giù pesante. I territori maggiormente colpiti sono quelli dell'Agordino, del Cadore, le zone di Feltre, Comelico, Carnia, la Val di Fassa e la Val di Fiemme. Proprio la valle dove è cresciuta Sara Segantin. Vaia ci ha lasciati sorpresi e sconcertati perché ha toccato quella che è effettivamente una delle aree più ricche e più prospere d'Italia, se non di Europa, quindi il nord, le Alpi, il Trentino, è arrivata così, di colpo, all'improvviso, il vento, la pioggia. Io onestamente quello che più ricordo, quello che più ho visto negli occhi, nelle lacrime di chi vive in Val di Fiemme, ma anche, non dimentichiamo, il Veneto, ma anche il Friuli Venezia Giulia, Sauris, Ravascletto, il Tagliamento, la Val Cimoliana, è stato il giorno dopo. Alberi, infiniti, uno sull'altro, come stuzzicadenti. Queste montagne che non erano più, semplicemente quello che era sempre stato non era più e ha ribaltato certezze. Ha ribaltato il nostro concetto di bosco, ci ha aperto gli occhi anche su quella che è la ferita a lungo termine, perché dopo Vaia è arrivato il Bostrico,
questo parassita che ha aiutato dall'indebolimento anche delle piante vive, di tutte queste piante morte, oltre che dalle temperature molto alte si è messo veramente a divorare i nostri boschi. E quest'estate guardavo il lago Rai, una distesa di marrone e di boschi annientati da vaia. E questo ti dice tanto che noi possiamo magari... Già non riusciamo, anzi, a prevedere magari l'evento estremo, ancor meno tutte le conseguenze dirette e indirette che può avere. Quindi credo che nella sua tragedia Vaia è stata senz'altro un ulteriore monito, ma anche un caso, esempio di quello che è l'effetto immediato e poi a lungo termine della crisi climatica, anche a livello psicologico per le persone. C'è una linea rossa che tiene insieme le tragedie ambientali, che unisce lo sgomento delle persone delle valli alpine dopo il passaggio di Vaia con quello delle comunità indigene che cercano continuamente riparo dentro una foresta che si restringe e si riduce sotto l'attacco continuo e massiccio di chi, quella foresta, la taglia per fare spazio ad allevamenti, a campi coltivati, a miniere. Ma farsi custodi di una foresta non è semplice. Richiede comprensione, richiede mezzi, richiede un progetto e un percorso. Sara Segantin ci parla di un incontro con un progetto di questo tipo, in Madagascar, dove è andata per conoscere e poi raccontare diverse iniziative sulla giustizia climatica. Ogni volta che intraprendo un viaggio, ovviamente mi faccio milioni di domande, come ben sappiamo, sul giusto o sbagliato. Sono arrivata, a parte... distese infinite di terra bruciata. Noi la deforestazione non abbiamo idea veramente, cioè non riusciamo a concepirla. Quando percorri chilometri di terra bruciata per ore, per giorni, ti dà un senso di vuoto talmente forte che davvero ancora non sono riuscita a descrivere a parole con la giusta efficacia. Arriviamo alla città di Ambustra, verso il sud del Madagascar, e da lì c'è questa strada, prima sterrata, poi diventa proprio sentiero fra le montagne. Sono 8-9 ore di cammino di buon passo dal villaggio di Voidai. Quindi immaginatevi, da in alto voi vedete questa distesa, anche qui di montagne, tutta terra bruciata, in lontananza la foresta e sparsi qua e là come gocce alcune casette, case di terra rossa con i tetti di paglia. La piazza del villaggio, sempre di terra, il fiume che scorre, qualche cascata in lontananza e tutte queste persone dai vestiti coloratissimi che ti guardano con sorpresa e cercare di costruire un dialogo con persone che si chiedono perché devono smettere di bruciare la foresta, se tanto la foresta non ha mai fine. Costruire discorso, capire che la foresta è preziosa perché c'è acqua, perché dà riparo, perché dà cibo. E contribuire a una creazione di narrativa che permette a loro di difendersi dal mondo occidentale. Noi cosa andiamo là a insegnare? Niente, assolutamente niente. Noi andiamo là in un certo senso per insegnare di noi stessi, di cosa ha portato questa situazione e a discutere insieme di future possibilità. Voidai è stato l'esempio chiave per me di come non c'è lotta alla deforestazione e alla crisi climatica senza giustizia climatica, senza educazione dei bambini e dei ragazzi, senza la scuola, senza la lotta per la parità di genere, il diritto alla salute, perché tramite questi diritti che ho visto, che vedo questa comunità crescere e farsi guardiana, custode di quella che è la foresta, non solo loro, ma di tutti noi. Ti apre il cuore, ti fa piangere. Sono andata via piangendo, con un senso del Davide contro Golia, veramente, ma di una battaglia che è ancora aperta. Ed è qui il punto per Sara Segantin. Tenere insieme la dimensione biologica, ecologica dell'ambiente con la vita delle popolazioni che lo abitano. Non si tratta dunque di preservare in senso stretto, di conservare in modo statico. Si tratta di ragionare, sempre e comunque, su come rendere la vita di tutti migliore dentro a un ambiente sano. Una questione, ci dice ancora Sara Segantin, che necessariamente passa dal fatto non solo di rendere le persone più consapevoli del proprio ruolo nell'ecosistema complessivo, ma anche e soprattutto di lavorare per costruire spazi di diritto, di sviluppo giusto, di cittadinanza. Perché alla fine, come abbiamo già detto molte volte in queste puntate, quando c'è un problema ambientale, quelle che ci rimettono di più sono sempre le persone fragili, quelle esposte, quelle che negli ambienti colpiti ci vivono,
e non possiedono le risorse per fare tutt'altro. Agency, questa parola iperstudiata, significa libero arbitrio, ma significa dare alle persone gli strumenti per fare scelte consapevoli affinché si sentano protagoniste della loro vita e quindi anche del destino dei paesi interi. La lotta alla crisi climatica in Italia in questi anni inizia innanzitutto alla lotta al senso di impotenza e frustrazione, dalla ricostruzione di una cittadinanza attiva, partecipe, partecipativa. Chi racconta la storia migliore governerà il mondo, non sono certo io a dirlo, torniamo molto indietro nel tempo a proposito. Le storie definiscono il nostro stare al mondo, da quando nasciamo, l'essere umano racconta storie da quando respira, letteralmente, e quindi il modo in cui le raccontiamo nutre i nostri paradigmi, nutre le nostre idee, nutre le nostre scelte, costruisce la nostra realtà. Soprattutto le storie riescono a mettere insieme scienza e umanità. La testa e il cuore, quella fattualità oggettiva delle cose assieme alle emozioni che ci spingono ad agire, riescono a darci prospettive diverse. Il cambiamento è già in atto, questa non è una scelta che dipende da noi, noi abbiamo semplicemente la possibilità e la necessità di indirizzare quel cambiamento e capire che quel cambiamento ha a che fare con la giustizia sociale, oltre che con la giustizia ambientale, con la biodiversità, con l'economia, con l'educazione, con l'istruzione, con la parità di genere, con la nostra vivibilità, col nostro benessere interno lordo, prima ancora che con il prodotto interno lordo, con la pace e con le guerre, con la giustizia e con l'ingiustizia, con le diseguaglianze, con la lotta alla povertà, insomma è tutto un intreccio e abbiamo bisogno sicuramente di agire locale, di agire per settori, ma mantenendo uno sguardo globale. Lavorare con le persone, dunque, è un passaggio obbligato, secondo Sara Segantin. Aprire un dialogo, uno spazio di comprensione e di incontro. Anche quando ci sono tante idee, tante proposte, tanti modi diversi di agire e di lottare, protestare, proporre cambiamento. Come avviene in questo momento storico, quando in piazza e in pubblico si sperimentano molti modi diversi di portare avanti la protesta climatica. Dai cortei e le manifestazioni ad azioni più controverse e spesso meno comprese e accettate, come quelle dei ragazzi e delle ragazze di Extinction Rebellion e di Ultima Generazione, che arrivano addirittura a pagare in prima persona, sul piano giudiziario, le proprie scelte di lotta. Per il movimentismo, ovviamente parlo sempre di movimenti non violenti, c'è bisogno di tutti. C'è bisogno di toccare varie sensibilità, vari temi, vari argomenti, varie sfumature. C'è bisogno sempre di più di coordinarsi, oserei dire, e di superare queste differenze che stanno a volte nelle virgole e anche noi stessi, guardare il quadro d'insieme. Perché a volte si tende a intellettualismi che ci distolgono dalla concretezza e dalla violenza con cui gli effetti della crisi climatica, delle disuguaglianze, anche delle ingiustizie sociali, si stanno facendo sentire anche sul nostro paese, anche su noi stessi. Guardiamo al concreto, lo scrivo spesso anche nelle mie dediche. Camminiamo vicino guardando lontano e consideriamo i passi degli altri come anche altre strade possibili. Abbiamo bisogno di cittadinanza attiva, di cittadini e cittadine attivi e responsabili, perché questa è l'Italia, questa è l'Europa, la forza che sta nella solidarietà, la saggezza che sta nel coraggio e nella responsabilità, che sa essere e sa farsi democrazia nella libertà. Questo dobbiamo costruire, questi sono i modelli che ci chiede il presente, che noi possiamo continuare a portare avanti solo se avremo la forza e il coraggio di collaborare. Ho visto senz'altro innumerevoli dinamiche, anche relazionali, anche umane, sia nel movimentismo ma che in generale in chi si occupa di questi argomenti, quindi dalla scienza alla politica ai media, alle istituzioni e chi più ne ha più ne metta. E il concetto è sempre lo stesso. Se stai fermo sul divano, tutti siamo d'accordo di come si fa a stare seduti sul divano. Una cosa è certa. Sara, sul divano, ci rimane sempre molto poco. È continuamente in partenza. Di solito viaggia con uno zaino blu, lo scrive anche sui suoi canali social, sui siti su cui è presente, uno zaino blu che è un fedele compagno. E dunque, prima di salutarla e augurarle buon viaggio per la sua prossima meta,
le chiediamo di raccontarci cosa c'è in quello zaino. Cosa si porta dietro di materiale e di ideale Sara Segantin quando va incontro a una delle sue molteplici esperienze, quando va a conoscere nuovi posti e nuove comunità che lottano per difenderli? Nel mio zaino blu c'è il mio coltellino, che è sempre utile per sbucciare la frutta. Ci sono i miei sandali, ma anche un paio di calzetti comodi, un'agenda per scrivere con la matita perché la penna si scarica sempre, dei pannelli solari se ci stanno, un paio di mele essiccate per la sopravvivenza nei momenti difficili e soprattutto quella volontà continua di rivendicare come il progetto che sto e continuerò a portare avanti con valide colleghe il diritto di resistere e di esistere delle persone, degli ecosistemi, delle comunità stesse e del cambiamento in meglio, perché anche quello ha diritto di continuare ad esistere e resistere, nonostante cerchiamo di abbatterlo e annichilirlo in tutti i modi. Per quello nel mio zaino blu c'è e ci sarà sempre spazio. Tina Merlin, Laura Conti, Elena Croce, Carla Ravaioli, Annalisa Corrado, Sara Segantin. Sei donne vissute o viventi in momenti storici diversi, attive su fronti diversi, in luoghi diversi, ciascuna con una sua battaglia, ma tutte accomunate da un filo rosso molto evidente. La passione per l'ambiente inserita in una più ampia cornice di profondo interesse per il bene collettivo, per le persone che vivono e lavorano sui territori, soprattutto per quelle persone che subiscono maggiormente gli impatti, le conseguenze delle scelte scellerate di chi l'ambiente lo ignora, lo danneggia, lo maltratta. Donne che uniscono uno sguardo critico, analitico, scientifico a una grande visione politica e che in molti casi non hanno visto questa visione accolta pienamente nemmeno da chi era loro vicino, nello stesso partito, negli stessi circoli. Vogliamo chiudere questo nostro percorso, sperando dunque che chi oggi lotta, chi oggi lavora, chi oggi porta avanti coraggiosamente la propria idea di impegno politico per l'ambiente, nel senso più pieno di questo termine, possa farlo anche facendosi forza sull'eredità di chi non c'è più. Facendo giustizia e in continuità con le compagne del passato, che si sono battute e che purtroppo non sempre sono ricordate per quello che hanno fatto, detto, scritto, e che meritano invece di essere ricordate, raccontate, tenute con noi per il loro contributo prezioso che rimane e che anzi, speriamo, ed è il nostro auspicio, rafforza e rende ancora più urgenti, concrete e giuste le azioni delle donne che oggi portano avanti quell'impegno. She Green è una serie podcast di Cora Media e del Bo Live dell'Università di Padova. Scritta e raccontata da Elisabetta Tola. La cura editoriale è di Sara Poma. La supervisione del suono e della musica di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Filippo Mainardi. La producer è Monia Donati. La fonica di studio è Aurora Ricci. She Green è stato realizzato anche grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, nell'ambito del progetto Da Studio a Sapere, Padova, Volano di Cittadinanza Scientifica.